per quanto riguarda il Tuscia Opera Festival, credo che sia stata interpretata anche male la delibera, perché sulla delibera che riguarda il Tuscia Opera Festival ci sono una serie di iniziative, tra cui anche queste, che saranno rendicontate dal Tuscia Opera Festival, e quindi saranno rendicontate e ci saranno, sulla base delle rendicontazioni, degli atti di amministrativi conseguenti. Quindi la fase che di attuazione del provvedimento è stata fatta, dovrà essere è riservata a loro la fase di rendicontazione, che, a cui metteranno appunto tutta la rendicontazione delle spese plausibile, e quindi potrete verificare anche le rendicontazioni, dove nelle rendicontazioni non ci saranno le nostre spese, perché le abbiamo già sostenute con conto nostro. Ci sono domande? Allora, per quale motivo Gottardo ha dichiarato su Facebook? Facebook ha dichiarato che il biglietto, se lui il biglietto era stato pagato dal... All'inizio aveva fatto questa proposta, era il 9 di maggio. La dichiarazione è scritta, cioè vuol dire, non è che uno adesso prende e si inventa la cosa. La tua dichiarazione è scritta su Facebook almeno di 4 giorni fa, 5 giorni fa, ad una signora che ti chiedeva come avevi fatto, e tu hai risposto: a me il Tuscia Opera Festival ha pagato solamente il biglietto, l'andata e il ritorno, tutto il resto è a carico mio. Oggi veniamo a conoscenza che così più non è, ne prendiamo atto. Però sta di fatto che avete comunque contribuito ad ingenerare confusione, perché se uno 3 giorni prima dichiara una cosa, il giorno dopo ne dichiara un'altra, è inevitabile che ci sia confusione. Questo sono altri dicono. Ancora sul capo dell'amministrazione, quindi decido io anche se registrato. Non ero preparato alla registrazione. Allora, c'è nessun atto presso questa amministrazione che prevede il pagamento del biglietto e quant'altro per il sindaco e per l'assessore Montardo? No, ci sarà nessun biglietto, nessun atto amministrativo per il sindaco e per l'assessore Montardo che prevede il pagamento? No. Ci saranno, dato che ho detto che sporgerò querela, ci saranno tutti gli atti allegati che testimoniano che sia Giulio Marini che l'assessore Contardo si sono pagati il biglietto, giusto? Sì, ma io non capisco però, perché, cioè, chi è che va contestato questo? Cioè, chi è che ha fatto questa cosa? Tutti voi in senso generale, scusate, io dico in senso generale perché non ho avuto manco modo di vedere quali sono le testate che hanno, che sarà, quello ce l'ha l'avvocato che ci pensa. Il resto io faccio, naturalmente. Attesto che il risultato della missione, tra virgolette, di Tuscia Opera Festival è stato un risultato importante. Perché il sindaco è andato al Tuscia Opera Festival? Per testimoniare quello che è la bontà del prodotto che noi somministriamo, cioè cultura, territorio, storia e quant'altro. E vi dico tranquillamente, con estrema anche sorpresa, ho constatato che c'è tanta gente che conosce il tempo più di quello che pensiamo noi, e quindi credo che sia un messaggio positivo andare a testimoniare che l'amministrazione sostiene le opere culturali, che sostiene un mondo che naturalmente va promosso, e io credo che le testimonianze che ho avuto dagli americani sono testimonianze positive. Poi l'altro conto, che naturalmente ho visto, per entrare in polemica pure, ho visto che 13 milioni e passa di euro da parte della stampa non sono stati pubblicizzati quanto il viaggio in America.
e vi dico, sono perplesso, però la mia perplessità e il mio lavoro è questo, me lo tengo, ma dall'altra parte, dato che mi sono sentito offeso, sarà sicuramente mia, dato che non c'ho altro mezzo, cura difendermi nelle sedi competenti, perché se vi ho detto, oppure se mi avevate chiamato, perché rispondevo al telefono con i soldi miei, rispondevo al telefono con i soldi miei, perché il telefono dell'amministrazione comunale all'estero non funziona, quindi ho pagato tutte le telefonate con i soldi miei, con la promozione TIM per l'estero, va bene? Detto questo, se mi avevate chiamato evitavamo contenziosi, perché vi avrei spiegato che, perché rispondevo pure al telefono, che questa iniziativa discutibile può essere discussa. Giuseppe lì, è partito un trilagarne e mezzo che è rimasti voi. Il concetto è quello, è come è partita tutta sta storia e sto carrozzone che continua ad andare avanti in questa maniera, coi fondi, quando a Viterbo ci sarebbe necessità di mandare avanti determinate, non ti dico eccellenze, ma determinate professionalità sotto il profilo musicale che sarebbe bene valorizzare. Il concetto, il Tritacarne è partito per questo, non è partito perché il sindaco non ci ha detto che andava via o perché abbiamo pensato che il sindaco ci avesse il biglietto. Il concetto è questo. Ma Giulio, lo capisci? Ma non me lo sono inventato io, no, scusate. C'è chi l'ha interpretato in un modo notizia, però ripeto, a in generale, e portarlo ancora non ha risposto. Lui su Facebook ha dichiarato, lui sul suo post, sul suo blog, ha dichiarato che il biglietto glielo pagava Tuscia Opera Festival. Quello ha probabilmente generato confusione delle persone. Beh, però, no, scusate, cioè, questa stacca dichiarato... un attimo quella cosa, no, un secondo. Stacca, eh? Io me lo pago, il gruppo lo paga, aiutato. Io prendo la partenza, io poi su Facebook lo vicino, dico quello che mi pare, ma scusate. Sì, vabbè, però no, ma scusami, però è come tutto sincero, a me non mi hai fregato niente, perché la cosa tua io non l'ho trattata, però io la cosa tua non l'ho trattata, nella sua non l'ho trattata. Però ovviamente io parlo a nome di alcuni colleghi che giustamente dalle tue dichiarazioni, perché sono le tue dichiarazioni fatte su Facebook, sul blog ufficiale, dichiari che il tuo biglietto è stato pagato con Sciopero Festival, si può generare confusione. Tutto qua. Io ti dico, posso sindaco? Allora, a me tu Sciopero Festival mi ha invitato già l'altro anno e ho declinato l'invito. Mi hanno rinvitato quest'anno. Ma è una proposta di andare a spese loro. Poi col sindaco abbiamo fatto delle votazioni, abbiamo deciso che non era il caso, tant'è che non ho chiesto, non abbiamo fatto nessuna delibera per la missione. Altrimenti avrei dovuto chiedere la missione con vari pagamenti, tra cui le diarie, perciò non c'è missione, non c'è diaria. Avete fatto caso che io non ho fatto nessun comunicato stampa, né io né il sindaco degli Stati Uniti. Non abbiamo mai pranzato. Come? Non abbiamo fatto nessuno. Però allora, prescindiamo dal fatto che l'organizzazione Tuscia Opera Festival è un'organizzazione che io non entro nel merito della loro comunicazione. Non c'entro. Non c'è, scusa, ma noi quando siamo andati giù, non sappiamo non è il mio diritto. Mica sappiamo chi c'era noi. Il Tritacarne è partito proprio lì. E il concetto fondamentale è sempre quello: che sono soldi pubblici che sono andati a fare. Ma perché quei ragazzi che hanno musica e fanno musica in America qui in Viterbo non ci sono? Io non ho capito, io questo che difendo. Sono i ragazzi che comunque lavorano con loro anche in Italia, non è che sono ragazzi americani. Puoi sentire i commenti che fanno a Roma di questo impiego? Vabbè, però, puoi sentire gli ambienti del teatro dell'opera? Beh, dovrebbero da mettere i tappi nelle orecchie e parti via, perché noi non sapevamo certi sfaccettature della situazione, non c'era tempo di sapere. Però scusa, adesso stiamo mischiando le due cose, perché a noi, alla fine, io sono andato giù, non ho usato fondi del comune, non ho usato fondi della provincia, non ho usato fondi dell'UPI, non ho usato fondi della regione, non ho usato fondi dell'Unione Europea, non mi ha pagato niente Tuscia Opera Festival. Prima della partenza con la carta credito ho saldato tutto quello che era albergo, macchina, aereo, aspetta, che ho scritto.
assicurazione sanitaria e fresche varie. C'ho un pacco di documenti che attestano le spese, lo sto tutte io, cioè non ho capito perché, come diceva il sindaco, basta fare una telefonata e uno sarebbe spiegato. Allora, oltre a questo, oltre a qualcuno chiede giustificazione, noi siamo alla città giustificati, lo giustificheremo anche tra virgolette anche in consiglio comunale. Ricordo però che sempre questo comune nel 1994 partì una spedizione di Springfield onerosa per il comune. Questa volta il comune di Lecco, per la sua missione, non ha speso niente, molto probabilmente può darsi pure questa differenza da fastidio. Allora, rientrando sempre nella manifestazione, perché naturalmente spendere dei soldi e poi sentirsi anche deriso dà pure fastidio, perché poi ti fa sentire pure un po'. Rientrando nella manifestazione, vi dico, ecco, faccio un esempio. Cioè, chi ha sponsorizzato questa manifestazione è stata Bulgo, è stata, ci sono una serie di io ho constatato di persona andando in uno dei più importanti centri commerciali di Los Angeles che l'operazione era promossa anche all'interno dei negozi Bulgo con tutta una serie di manifesti e pubblicità. Quindi l'azione promozionale, la constatazione dell'azione promozionale, io ho fatto tutto e ci sta. Poi